siamo in compagnia dei Naked Eye. Naked Eye, sì. Naked Eye. Naked Eye. Spelling. Chi è? No, loro sono. Allora, dovrebbero fare il serio. Gliel'ho chiesto, ma penso che sia impossibile questo. Quindi riusciamo a fare una cosa semiseria. Voi fate un tributo che in Liguria non c'è, un tributo a You, che peraltro è un gruppo molto famoso londinese che negli anni 60 ha iniziato questo percorso e ha aperto la strada peraltro a tantissimi gruppi rock, dai Led Zeppelin, dai Clash, dai Queen. In Italia però, a differenza di questi gruppi, non sono riusciti ad avere un grande spazio come musica. Come vai secondo voi? Ma perché di base la gente non capisce niente, perché di base tanta musica ottima, specie anche, non dico dei tempi degli anni 60 o quant'altro, ma anche quella attuale non ha spazio. Perché? Perché non c'è la cultura della musica rock, non c'è la cultura di un certo tipo di musica e comprano le solite frequenze. Non ho mai capito perché lì non abbiano sfondato così tanto in Italia. Secondo me è proprio perché sono così inglesi, parlano di problematiche legate al modo di vivere in Inghilterra, hanno delle interconnessioni culturali molto profonde e radicate in Inghilterra proprio. E forse è questo che non gli ha permesso di diventare, non so, come i Led Zeppelin o i Queen. Voi vi siete formati nel 2012, peraltro proprio nell'anno in cui gli U hanno di nuovo ripreso una tournée in America. È una coincidenza? Avete proprio scelto questa data perché vi hanno ispirato maggiormente? No, è stata casuale, è stata un'idea per il 90% mia. L'ho proposta agli altri ragazzi e ho detto: non c'è un tributo agli U, un gruppo che a me piace molto. Sarebbe interessante farlo e rendere omaggio a una band così grande, comunque, che ha prodotto così una musica così comunque significativa, perché come hai detto te ha influenzato molto. Scusatemi, è riuscita a suonare facilmente comunque proponendo un tributo del genere oppure vi rendete conto che fate più fatica? Ormai la situazione attuale dei locali genovesi o comunque in generale non è proprio una problematica solo di Genova, perché poi fuori il problema è sempre quello, non si suona facilmente mai, però le serate sì, ci hanno chiamato tra l'altro, secondo me ha del potenziale per esempio. E speriamo che funzioni anche nel futuro. Secondo me ha del potenziale, ci hanno già contattato, quindi sì, direi di sì. E poi chiaramente bisogna anche venire incontro ai locali, bisogna insomma trovare un accordo sempre con i locali e venirsi un po' incontro, perché ci sono da una parte e dall'altra sempre delle pretese, sai, tutta la storia degli stereotipi, dei locali, dei gruppi, insomma, tutte queste stronzate che vorrei definire, aspetta, stronzate. Erano conosciuti anche per essere un gruppo che quando salivano sul palco erano molto calorosi, nel senso che spaccavano gli strumenti, erano molto. Voi di tutto questo cosa fate? Dimmi un po'. Suoniamo.
Basta? Sì, sì, facciamo del nostro meglio. Sì, sì. Raccontami un pochettino questo progetto, come lo vedi, come pensi che possa comunque nel corso del tempo migliorare? Io faccio parte del progetto da poco tempo, perché in realtà sono stato chiamato da Matteo per sostituire il vecchio cantante e mi sono trovato subito bene con loro e spero che come esperienza possa continuare ancora a lungo. Guarda, alla fine a me non interessa tanto di suonare davanti al pubblico della grande occasione, ma divertirsi. Cosa avete fatto? Salire su un palco e divertirsi, poi con loro è abbastanza facile. È un'intervista difficilissima questa, siamo in quattro. Vieni qua, tu sei l'ultimo arrivato. Sì, quindi adesso sì, parla veramente. Vieni qua da me. Vieni qua da me. Questa scelta di iniziare questo nuovo percorso con questi ragazzi, questo tributo, questo importante tributo poi peraltro. Assolutamente, grande tributo, grande band, ha segnato la storia. Grandi personaggi loro, grandi persone, grandi musicisti, perché non solo sono dei ragazzi che suonano e amano questa musica, ma comunque ci mettono tutto il loro amore per queste cose che... e non so più cosa dire, già. Sei la parte più seria, dimmelo per piacere, no, ti prego. Aiutami. Io sì. Vai, vai, io questa voglio, è un'intervista difficilissima. Nonostante tutto, come potete vedere, in questo momento io sto facendo la persona seria, sono loro che si stanno sputanando. Tu hai iniziato il percorso, quindi sei stato uno dei primi a iniziare il percorso con Matteo, lui, giusto? Sì, adesso ti devo mattone. Io sono stato io. Allora, sul palco per favore, stasera una chitarra io la voglio vedere volare, un basso, faccio qualcosa. Assolutamente! Domani offro io! Qui sono in studio, poi però dal vivo cerchiamo di riproporre il più fedelmente possibile quelli che erano gli originali. Quindi un chitarrista che salta, io che suono dappertutto. E ti droghi! No! Assolutamente! Non mai! Assolutamente! C'è una storia, mi ricordo, perché il batterista... Sì, era il più tossico di tutti. Però negli anni 70 era successo che al batterista gli era esplosa la batteria in un concerto? Sì, nel 66. È vero? Ha messo la dinamite nella cassa e ha fatto saltare la batteria. Sì, davanti. Però c'è stato anche quella volta nel 73 in cui è collassato mentre suonava a causa di un tranquillante per elefanti. Viva la vita! Perfetto, quindi stasera è tutto il programma, io vi lascio a Elettrobuta Liu, ragazzi, grazie. Mi viene una birra dopo perché è stata un'intervista difficilissima. Un po' diversa, è un po' diversa, sempre da dire, sì, noi cerchiamo di fare.
Since I was a kid, I've been